In questa fase io vorrei cominciare però a dire due parole su quello che è stato il 2015 bianco-nero, dato che questa è l'ultima puntata di quest'anno. E io vorrei chiedervi come è andato quest'anno, da dove abbiamo ricominciato, cosa abbiamo visto e fino ad oggi come vi è sembrato. Allora, se vuoi parto io. Vai. Iniziavamo l'anno ricominciando da tre, no? Nel senso che c'erano i tre scudetti degli anni precedenti, la stagione che si è conclusa nel 2015 era iniziata ad agosto del 2014, pian piano sono venuti fuori i risultati. Allora, se rimaniamo ai soli risultati, circa 8 mesi fa, 7 più o meno, abbiamo portato a casa il 33esimo scudetto. Sempre 7 mesi fa abbiamo portato a casa la decima Coppa Italia. 6 mesi fa abbiamo disputato la finale di Champions League, che purtroppo abbiamo perso, sappiamo come. 4 mesi fa abbiamo vinto il primo trofeo della nuova stagione, ovvero la Supercoppa italiana. Un mese fa circa abbiamo conquistato la qualificazione agli ottavi della nuova Champions League con un turno d'anticipo. Purtroppo poi siamo passati come secondi per via delle disattenzioni nell'ultima partita. Una settimana fa, o anche meno, abbiamo conquistato i quarti di finale di Coppa Italia e da ieri siamo a 3 punti dal primato in Serie A. Quindi tutto sommato sto 2015 non è proprio andato malissimo, via. La gente che qualche mese fa reclamava a gran voce chissà quali cambiamenti societari, di allenatore, di dirigenti, eccetera, eccetera, spero che si sia data una calmata. Insomma, se non si sono dati una calmata, come già detto prima, è problema loro, nel senso che non possiamo star lì a impazzire dietro a chi non vuole prendere atto della realtà, perché poi possiamo fare tutte le chiacchiere di questo mondo, il gioco ci piace, il gioco non ci piace, quel giocatore lì ci piace meno di quanto ci piacesse quell'altro, eccetera, eccetera. Alla fine quello che conta sono i risultati. Quello che conta sono i risultati. I risultati nel 2015 sono stati impressionanti. Poi che questa stagione, la 2015-2016, quella che peraltro si concluderà a maggio, e io di scudetti non ne ho mai visti vincere a ottobre, a novembre, a dicembre, li ho sempre visti vincere a maggio. Ne ho visto vincere uno a luglio, ma è stato un caso particolare. È successo 9 anni fa, ma ne abbiamo già parlato prima. No, a parte gli scherzi. Dico, quindi questa stagione è iniziata in maniera strana. Ma come faceva notare Lucia prima, in uno dei tweet ai quali abbiamo dato risposta, c'era una perdita di qualità iniziale, non avendo più Pirlo e Vidal, soprattutto in mezzo al campo, no? Perché davanti Tevez personalmente lo considero insostituibile, anche se mi piacciono da morire gli attaccanti che abbiamo in squadra adesso, per carità. La perdita di qualità vera era a metà campo. Chi era predestinato a prendere il posto di loro due, Marchisio e Khedira, fondamentalmente toccava a loro andare a coprire quella apparente perdita di qualità. Ma nelle prime partite noi Marchisio e Khedira in campo non ce li abbiamo avuti. Ci sono state 7 partite che la Juventus ha giocato senza Marchisio e Khedira e ha fatto in quelle 7 partite 7 punti, 2 le ha vinte, 1 l'ha pareggiata, 4 le ha perse, compresa la partita di Champions League a Manchester, quindi una delle due vittorie era quella, l'altra era quella con il Genoa, se non ricordo male. Da quando o Marchisio o Khedira o entrambi sono in squadra, la Juventus ha vinto 13 partite, ne ha pareggiate 4, ne ha persa una, ha fatto nelle 18 partite successive 43 punti. Prime 7 partite senza di loro, 7 punti, 18 partite con loro, 43 punti. Forse la risposta, circa le due Juventus diverse viste nell'arco della stagione potrebbe stare anche in quei numeri lì, ecco. Bene, Alessio, il tuo 2015? A Beh, il parte il 2015, braccio. a parte le mie vicissitudini personali che lasciamo perdere, il 2015 della Juve, Nino lo ha perfettamente riassunto dal punto di vista della ciccia, insomma, diciamo, elencando perfettamente tutto quello che ci ha portato a livello di conquiste, sia di trofei e sia ovviamente per questa prima parte di stagione di traguardi raggiunti. Qualificazione agli ottavi, eccetera, Supercoppa, campionato a 3 punti dalla vetta, eccetera.
Dal punto di vista invece un po' più, diciamo, tra virgolette, filosofico, no? Cosa ci ha portato questo 2015? Dal mio punto di vista ci ha riportati per certi versi a una Juve che non eravamo più abituati a vedere, forse dai tempi di Lippi. Cioè, ci ha portati, questo 2015 ci ha portato una Juve, si parla sempre tante volte di mentalità europea. Iniziando dalla fase di eliminazione diretta della scorsa Champions League e continuando quest'anno, anzi a maggior ragione quest'anno, quando in campionato le cose andavano male e la Coppa era quasi fosse un'isola felice, no? Cioè un'inversione di tendenza, in campionato si andava male e in Coppa si andava bene, una cosa che per le abitudini della Juve sembra veramente fuori dal mondo. Ci ha portato appunto a vedere una Juve che a livello europeo è ritornata ad essere una Juve di un certo tipo, una Juve che impone, che non subisce una trasformazione in negativo quando mette il naso fuori da casa. L'abbiamo visto, come dicevo prima, nella fase a eliminazione diretta della scorsa Champions, abbiamo visto, abbiamo raggiunto un risultato che ai più sembrava insperabile, cioè raggiungere la finale di Champions League. Secondo qualcuno sarebbero dovuti passare anni e anni e anni prima che una squadra italiana, no, potesse ritornare a giocare una finale di Champions League. Quest'anno in Europa, come dicevo prima, anche se in campionato come si andava mai, in Europa si è continuato sulla stessa falsariga di come si era chiuso l'anno precedente. È questo, secondo me, che questo 2015 ci ha portato, è questo in cui si è affermato l'idea di calcio di Allegri e lo ha ribadito lui stesso, credo fosse più o meno un mese fa, nella conferenza stampa prima di Palermo-Juve, credo fosse, quando, che veniva proprio dopo la partita col Manchester, dopo la qualificazione matematica raggiunta, dove lui dice: io non mi accontento più di una Juve che domina in Italia, io voglio continuare, lo scopo del mio lavoro è far sì che la Juve continui ad essere sempre una squadra top a livello europeo, che quando va a giocare in Europa le partite se le gioca tutte e non ha più quasi quel senso di soggezione che spesso si è visto negli anni precedenti. E raccontiamocela tutta, si è visto con Conte, ma si è vista anche, se vogliamo dircela tutta, anche per esempio nei 2 anni di Capello, dove avevamo uno squadrone, però arrivavamo nel momento del dentro o fuori dell'eliminazione diretta, prendevamo Skopje un anno dal Liverpool, un anno dall'Arsenal. Insomma, era dai tempi della prima Juve di Lippi che non si vedeva una Juve così sul pezzo a livello europeo. E questo è quello che mi porto dietro, risultati a parte ovviamente, dal 2015. Ok, grazie mille. Alberto? Sì, io come al solito mi affido ai numeri, giusto per aggiungere una piccola curiosità statistica sulla Juve di Allegri e con la mentalità più europea, che giustamente hanno già sviscerato Nino e Alessio. Al di là dei numeri che normalmente si guardano, i tiri in porta, il possesso palla, i tiri concessi, le parate e così via, c'è un numero in particolare su cui la Juve è nettamente prima in Serie A, che è quello dei dribbling. Noi eravamo abituati a una Juve, quella di Conte, che giocava moltissimo sugli spazi e moltissimo sull'asfissiare l'avversario con questo giro palla quasi infinito. E invece la Juve di Allegri è una squadra che fa e che porta a termine, cioè che riesce a vincere, 13,6 dribbling a partita. L'Empoli è 11,9, l'Inter è 11,2, che sono la seconda e la terza della Serie A. Sono andato a controllare a livello di Champions League, e beh, in Europa la prima è il Porto, anche perché è pieno zeppo di brasiliani, e quindi è normale che sia così. Vabbè, dai, calcio minore, normale. Esatto. Ma la seconda è il Chelsea e il terzo è l'Arsenal. Effettivamente sono le squadre con il maggior numero di trequartisti. Qui potremmo tornare al famoso discorso dei trequartisti, perché il Chelsea ha Hazard, ha Oscar, ha Willian, l'Arsenal c'ha Ozil, in più c'ha Sanchez, che anche quello è un grande driblomane. Quindi diciamo che noi siamo quasi su questo livello dal punto di vista dell'impostazione del gioco. Comunque abbiamo un'impostazione di gioco che punta molto di più sulla tecnica e quindi anche sul saltare l'avversario,
piuttosto che invece fare un normale giro palla alla Paolo Sosa, per dire, quello che è venuto a fare a Torino. Se poi analizziamo un attimo ancora quell'anomalo 3-1-6 di ieri, dove dicevamo prima anche con Nino che si sono formate le tre coppie, che dire Cuadrado a destra, Dybala Mandžukić in mezzo e Evra Pogba a sinistra. In ognuna di queste tre coppie c'è un driblomane, perché Cuadrado lo è, Dybala lo è e Pogba, che può non sembrare, è il numero uno della Juve per numero di dribbling riusciti quest'anno. Quindi effettivamente il gioco offensivo di Allegri è estremamente portato alla famosa tecnica, quando lui parla anche di giocare bene tecnicamente, con la sua C di Bornese, ed è sintomatico il fatto che la Juve cerca molto il dribbling e tendenzialmente ne porta a termine parecchio.